Ma sa, sono sempre le solite sensazioni che sono piacevoli, che è giusto provare all'inizio di una nuova avventura. È ovvio che insomma, chi ha avuto l'esperienza lo scorso anno, insomma, è rimasto scottato per come è andata la stagione, quindi anche con i programmi bisogna andare molto piano. Comunque, insomma, è stato un piacere iniziare e vedere i reduci dello scorso anno e cominciare a conoscere i nuovi. In modo opportuno ha fatto riferimento alla passata stagione che non è stata certo felice, ma almeno in teoria questa è una squadra che si annuncia decisamente più forte. Ma prima di essere più forte deve essere una squadra, e che sappiamo insomma che non è sempre facile farlo. Io credo che i presupposti ci siano, però bisogna che ce lo dimostriamo quotidianamente. È stato anche questo qui il succo del discorso che ci siamo fatti. E, insomma, oggi è proprio il primo giorno, non abbiamo nemmeno toccato la palla, quindi insomma, è ancora presto per dire tutto. Una sua valutazione invece sulle novità regolamentari con i famosi gironi. Ma io sono sempre favorevole alle novità, soprattutto nella pallavolo per quel che riguarda in questo caso qui i calendari. Dove spesso ci troviamo a che fare con delle attività internazionali molto intricate, bisogna fare degli sforzi di fantasia. È ovvio che non sempre tutte le ciambelle riescono col buco, però io credo che questo qui sia diciamo, un'iniziativa positiva. Poi dopo, ovviamente, come il discorso del V-Day, insomma, è il tempo che stabilirà diciamo, se l'iniziativa è valida o meno, però penso che sia stato fatto uno sforzo importante.